tempo. Bosco d'autunno, avete usato anche delle terminologie piuttosto poetiche. Quindi queste mani cercate di sentire se non c'è. Infermiere, sì, va bene, senta, questa infermiera, dottore, io non ci ho capito più niente, d'accordo? Avete dato questa terapia a questo bambino, sì. Va bene, avete dato questa terapia a questo bambino. A un certo punto il bambino mi si sveglia di notte, io lo guardo, guarda, tutte delle macchie, guarda. Almeno mi può dire con che dottore ha parlato. Ha parlato con quel suo collega, un signore alto, dottor Rossi, mi pare. Un dottore bravissimo, sicuramente gli avrà dato una cura in base al problema che ha. Ma scusi, ma se la cura... Ma perché è venuta a rivolgersi a me se non è andata direttamente dall'altro dottore? Ma senta, ma perché mi hanno chiamato lei? Ma scusi, abbia pazienza, ma io ho chiesto di questo, mi hanno detto c'è la dottoressa, adesso lo prende in cura la dottoressa, può spiegare alla dottoressa, lei arriva qua, mi dice perché non è andata dal dottore. Adesso siamo in un ospedale, quindi cerchi di tenere un certo tono. Ma lei ha figli? Sì, è già detto, allora può capirmi, no? Sì, però siamo in un ospedale, quindi ci bisogna tenere un certo tono. E quel bambino la diarrea, abbia pazienza, mi hanno detto niente effetti collaterali, niente effetti collaterali. Io mi trovo questo bambino per il problema che ha, non urliamo perché ci sono delle persone in sala operatoria e in giro. Quindi cerchiamo un attimo, stia tranquilla, cioè... Sieda, le farle offro un caffè, un po' d'acqua da bere, così magari si prende. Va bene, ha ragione. Vediamo un attimino, magari parliamo anche con calma, bene, tutto com'è andata, la trafila, che problema ha avuto, quanto tempo è che è in ospedale. Sì, va bene. Sia tra le lì, ce l'ha la scheda del bambino. In questo momento no, non ero preparata, quindi dovrei andarla a prendere, ecco, con calma, magari, possiamo vedere dopo averla presa in mano cosa magari, poter fare. Magari. Lo studiamo insieme a tutta l'equipe medica e cerchiamo di risolvere il problema. Gli effetti collaterali ci possono essere, poi bisogna vedere, magari la sua bambina è allergica per quel tipo di medicina. È quello che ho pensato io, capisce? Ecco, quindi cerchiamo una soluzione alternativa, un altro medicinale simile
togliendo quella cosa che può dare fastidio. Perché le bolle, ho capito, un'eruzione cutanea. Un problema di respirazione, capisci? Però che mi metto troppo lì, non lo presto bambino. Uno sciroppo, delle pastiglie. Uno sciroppo, sì, per questo problema dell'asma, delle cose che gli venivano, perché già questo è il problema, poi all'asma, poi alle bolle. È tanto che ha questo problema, cioè se lo porta avanti da anni, è una cosa che è andato in terapia da altri dottori. No, questa è la prima volta, noi prima abitavamo da un'altra parte, poi ci hanno mandati qui, capisci, al Gaslini. Vabbè, perché è centro specializzato. Centro specializzato, sì. Però mi hanno detto, signora stia tranquilla, signora glielo risolviamo, signora stia calma, non mi continuate sempre a star calma. Poi io arrivo a casa, mi trovo il bambino con le bolle, mi trovo il bambino. Ho capito, certo, la madre e figli di conseguenza. È normale, però adesso stiamo, male, lei ha una faccia da brava persona, adesso stiamo tardi, sì, poi stradone ci capiamo meglio, esatto, vero? Infatti, vero che ci capiamo meglio? Per quello che dicevo che ha due figli anch'io, quindi può succedere, penso. Allora, prende la cartella, prendiamo la cartella, cerchiamo di risolvere il problema, vediamo quale tipo di medicina è. No, tu poi è bravo. Stai zitto. Io sono la dottoressa Margarino. Piacere. Bene, io l'ho convocata perché ho bisogno di parlare un po' con lei. E a proposito di questo suo inizio lavorativo nella nostra struttura, come si è sentita? Come ha vissuto questo periodo? Bene. Ma sì. Ha trovato una. Come ha lavorato con i colleghi? Come. Con i colleghi? Sinceramente, cioè. Così, sento gente che dice che non faccio un cazzo, Cioè, io sinceramente sono qua. Faccio quello che devo fare, cioè io devo pagare l'affitto come lei, no? Quindi, cioè, capito? Io faccio quello che devo fare, se poi questi qua ce l'hanno con me perché sono arrivata ultima, perché che cazzo ne so, cioè, perché lo smalta le unghie sono problemi loro, capito? Cioè, io personalmente faccio quello che devo fare. Io ho sentito un po' di malcontento. E appunto. Questo che lei mi sta dicendo si è avvertito e così io ho ritenuto che in questo momento sia necessario per sospendere il suo incarico perché appunto non c'è stata forse un momento di buona collaborazione di lei, una buona integrazione. Sono molto dispiaciuto. Non credo, abbia pazienza, ma scusi, che cazzo faccio? Scusi un attimo. Cioè io faccio quello che devo fare. Se poi c'è della gente qua che fanno tutti i primi della classe, la Giovanna non fa un cazzo, la Giovanna di non fare non ha fatto, la Giovanna le flego, poi si dimentica sempre la Lucia, la Giovanna questo, la Giovanna quello, senti un po'. Cioè questi qua arrivano, fanno i primi della classe, capito? Scusi che l'ho dato del tutto prima, no? Scusi, non volevo, Però fanno i primi della classe, poi arrivano da me, mi dicono, guarda, su, giù, cioè io lo vedo che c'è questa cosa qua nei miei confronti, ma secondo me perché magari sono volate delle voci, capito? Secondo me sono volate delle voci. Delle voci che magari vivo da sola, che. Sa, no? È tutto. Cosa ne so? È tutto probabile. Però io capisco che mi devo pagare l'affitto, cioè io mi devo mantenere perché mi sono divorziata, capito? Cioè io mi sono divorziata, tra l'altro mio marito, vabbè, adesso non è che voglio stare qui a raccontare i miei problemi, però. Certo. Sicuramente lei è arrivata in una struttura in cui è fondamentale la buona armonia. È la buona armonia. Scusa, c'è tra le persone, comunque è anche indispensabile per poter trattare con. Io faccio il mio. Le persone. Io faccio il mio, non leggo il culo a nessuno, capito? Cioè non è che sono lì a dire, dottore, dottoressa, lei io adesso la vedo per la prima volta, è una signora simpaticissima, io guardo il massimo rispetto. Proprio pazienza, io faccio il mio. Mi stiro, addirittura mi sono venuti a dire che non ho la capa stirata, capisce? Cioè allora lì vuol proprio dire che. Certo, questo. Mi ha capito cosa vuol dire? Certo. Sono. Ho capito.
questo E allora cosa devo fare? Vado? Cioè mi sta dicendo vai, infilati la chiave nell'armadietto, prenditi la tua roba, e di nuovo curriculum, di nuovo cose, di nuovo collocamento, cose, poi lo sa la situazione dell'ospedale, guarda, io sì, non è che mi devo difendere, mi sa, no? Non è che è venuta qua a dire ti si difenda, perché non deve neanche prenderla come quanto guadagno, prenderla come come vuole che la prenda, abbia pazienza, cioè tra l'altro c'è anche la tassa della spazzatura. Sicuramente sì, ascolto.